Allora cominciamo. La mattina è dedicata a Derrida e naturalmente sempre con l'avvertenza che in un paio d'ore è molto arduo riassumere un cammino complesso come quello di Jacques Derrida. Noi naturalmente terremo la cosa nel binario che più ci interessa, cioè cercheremo di capire il rapporto di Derrida con la fenomenologia, che è d'altronde un argomento non, come dire, marginale per Derrida, anzi direi che proprio il fuoco della questione nasce lì e poi ha molti e ulteriori sviluppi, che tuttavia, devo dire, non mutano mai il punto di partenza. Anche recentemente Derrida ha detto: ma io non sto facendo altro che la decostruzione di cui ho parlato all'inizio, che poi la venga applicando a campi diversi dell'etica, della politica, eccetera, non significa che io abbia cambiato modo di pensare, no? Ho cambiato scenari, ma perché alla base c'è questa riflessione sulla différence, la quale a sua volta è direttamente, come dire, un'eredità fenomenologica, e quindi questo soprattutto noi cercheremo di capire oggi. Derrida è molto giovane, intorno agli anni 63-67, insomma, getta già le basi di quello che sarà tutto il suo cammino di pensiero con alcuni testi veramente straordinari, a cominciare dal suo commento all'appendice terza della Crisi, l'origine della geometria, di cui abbiamo parlato e di cui torneremo a parlare domattina in conclusione, diciamo così. E poi La voce e il fenomeno, e poi La grammatologia, che sono testi coevi, diciamo, no? Con i quali si è indubbiamente messo in luce, anche se la comprensione di Derrida ha messo parecchio tempo a imporsi all'attenzione, diciamo, generale. Ci sono voluti 15 anni, 20 anni perché ci si cominciasse ad accorgere della effettiva sostanza di questo pensiero. Io comincerei con due citazioni di Derrida che sono tratte da due interviste nelle quali appunto lui dice sostanzialmente il suo debito nei confronti di Husserl e di Heidegger. Più volte ripete: senza il lavoro di Husserl, in particolare le ricerche logiche, logica formale trascendentale, le idee, Derrida è molto meno familiare con i testi dell'ultimo Husserl, che non discute mai sulla crisi, e quindi in questo ci troveremo in una certa sfasatura, e questo è interessante però. Più volte lui dice: senza Husserl non avrei detto nemmeno una parola, anche se tutto il suo lavoro è decostruttivo nei confronti di Husserl, cioè è una messa in questione dei fondamenti della fenomenologia. E lo stesso poi, o qualcosa di analogo, dirà di Heidegger. In questa intervista, che è stata tradotta in italiano col titolo Posizioni ed è uscita nel 75 presso Bertani di Verona, parla della voce e il fenomeno, parla di questo suo scritto del 67 appunto, e dice: è forse il saggio a cui tengo di più. Allora, adesso non so se direbbe la stessa cosa, ma penso di sì. Certo, avrei potuto collegarlo, come se fosse una lunga nota, a una delle due altre opere, cioè La scrittura e la differenza e La grammatologia. La grammatologia vi fa infatti spesso riferimento e ne utilizza lo sviluppo. In una architettura filosofica classica, però, la voce e il fenomeno verrebbe prima. In quest'opera, infatti, in un punto che, per ragioni che non posso spiegare qui, sembra decisivo, si pone il problema del privilegio della voce e della scrittura fonetica rispetto a tutta la storia dell'Occidente. Quindi lui parte, poi vedremo cosa intende, parte nella convinzione che tutta la cultura occidentale, cioè la storia della metafisica, come si esprimerebbe Heidegger, è determinata da una particolare concezione della voce e della scrittura, la quale dà luogo a quel fenomeno che lui chiama fonocentrismo, cioè questa cultura, la nostra in particolare, insomma, sarebbe fonocentrica, avrebbe come suo carattere
la centralità della voce, la essenzialità della voce, si potrebbe dire voce uguale verità, voce uguale autocoscienza. Senza il fenomeno della voce pensato come noi lo pensiamo, non avremmo queste conseguenze, il che è connesso per lui, in un modo che vedremo, con la scrittura fonetica, cioè con la scrittura alfabetica, potremmo dire. Si pone il problema del privilegio della voce e della scrittura fonetica rispetto a tutta la storia dell'Occidente, così come l'Occidente si rappresenta nella storia della metafisica e in quella che è la sua forma più moderna, più critica e più attenta, cioè la fenomenologia trascendentale di Husserl. Quindi condivide il giudizio di Heidegger, come vedete, che Husserl costituisce una sorta di sintesi di tutto il cammino dell'Occidente e di filosofia all'avanguardia nel recupero del senso di tutta la filosofia occidentale. Che cos'è il voler dire della voce? Quali rapporti storici ha con ciò che crede di identificare sotto il termine voce, sotto il valore della presenza, presenza dell'oggetto, presenza del senso alla coscienza, presenza a sé nella parola cosiddetta viva e nell'autocoscienza, ecco che specifica le cose che dicevano. Donde questo privilegio della voce, che è per così dire il luogo, il veicolo attraverso il quale noi abbiamo la presenza vivente della cosa detta e quindi appresa, e la presenza vivente della coscienza se stessa, perché la coscienza, come dire, si identifica nel sentirsi parlare della voce. È evidente che c'è un riferimento tacito ma ovvio alla opinione platonica secondo la quale la coscienza è una voce silenziosa, no? È una voce aneufonè, senza suono, che risuona dentro di noi e che ci rende perciò consapevoli di noi stessi. Si può leggere il saggio che pone queste domande come l'altra faccia di un precedente saggio pubblicato nel 62, quale introduzione all'origine della geometria di Husserl. In esso veniva già posta la problematica della scrittura come tale, vedremo cosa lui intende per scrittura come tale, si esprime talvolta anche con il termine archiscrittura, della scrittura come tale, collegata alla struttura irriducibile della différence. Vedremo cosa vuol dire différence. Nei suoi rapporti con la coscienza, con la presenza, con la scienza, con la storia della scienza. In essa si ha la scomparsa o quantomeno il ritardo dell'origine. Quindi nella scrittura della voce, nella differenza tra voce e scrittura, si ha l'eliminazione dell'archè, il venir meno del principio, il venir meno dell'origine o, se si vuole dire in un altro modo, il suo differimento senza termine, senza limite. È chiaro che viene messa in questione tutta la metafisica in questa frase, in quanto la metafisica, come sapete, sin dall'inizio nella lettura di Aristotele, ma poi in Aristotele stessa, è la ricerca del principio e della causa, no? Archè e aitia. In questo modo si ha la conoscenza, si ha la comprensione dell'ente in quanto tale. In un altro momento di questa intervista, molto interessante, il riferimento è invece a Heidegger. E dice Derrida: nessuno dei miei tentativi sarebbe stato possibile senza l'apertura delle domande heideggeriane. Heidegger dunque in primo luogo, poiché qui dobbiamo esporre le cose brevemente, senza fare attenzione a ciò che Heidegger chiama la differenza tra l'essere e l'essente, la differenza ontico-ontologica, quale resta in certo modo impensata dalla filosofia. Quindi innanzitutto Heidegger, in quanto è colui che pone la questione della differenza ontologica. E tuttavia, ecco questo è interessante, e tuttavia, malgrado questo debito suo verso il pensiero heideggeriano, o anzi proprio per esso, io tento di riconoscere nel testo heideggeriano, che non è più di qualsiasi altro testo omogeneo, continuo e ovunque all'altezza della forza e di tutte le conseguenze delle sue domande, tento di riconoscere in questo testo i segni che lo mostrano appartenere ancora alla metafisica o a ciò che Heidegger chiama ontoteologia. Quindi leggo Heidegger, non avrei potuto porre le mie questioni senza le domande heideggeriane,
che sono le domande stesse poi della fenomenologia, e tuttavia leggo questo testo scoprendovi qua e là un essere Heidegger al di sotto delle sue domande, cioè una situazione heideggeriana per la quale il tentativo di sfuggire alla metafisica è in realtà contrassegnato da una ricaduta nella metafisica. Ecco in che senso quindi lui lavora dentro l'orizzonte della fenomenologia husserliana e heideggeriana, ma per così dire ne mette in luce i paradossi e ne mette in luce i passi indietro, se si può dire in questo modo. D'altra parte, Heidegger stesso riconosce di aver dovuto, e che si deve sempre, prendere a prestito in maniera strategica le risorse sintattiche e lessicali del linguaggio della metafisica, nel momento stesso in cui la si decostruisce. D'altronde, dice anche Heidegger, sa bene che quando dice essere, quando dice ente, dice le parole di Aristotele, dice le parole della metafisica, che non abbiamo in fondo un altro linguaggio per decostruire la metafisica o per distruggere la storia dell'essere, secondo l'espressione di essere tempo, no? Quella, la ripetizione del cammino della storia della metafisica viene da Heidegger indicato con l'espressione destruction, distruzione della storia della metafisica. Distruzione non vuol dire devastazione, vuol dire smontamento, in questo senso, proprio nel senso di Derrida, decostruzione. La prima immagine in questo senso era quella di Nietzsche, no? Rovesciare il castello incantato dell'Olimpo e guardare i sotterranei, diciamo così, no? Dobbiamo dunque cercare di riconoscere queste prese metafisiche e riorganizzare continuamente la forma e i luoghi dell'interrogazione. Quindi dobbiamo prendere coscienza del debito metafisico ineliminabile che abita le nostre domande e quindi riproporre sempre le domande. Husserl avrebbe parlato appunto di un esercizio, riproporre le domande perché non siamo mai arrivati a poter parlare della metafisica al di fuori della metafisica, come se la guardassimo da fuori. Questo per lui anzi è assolutamente impossibile, qui sta la sua questione. Ora, fra tali prese, prese di distanza, mi sembra che la determinazione ultima della differenza come differenza ontico-ontologica, per quanto decisiva e necessaria ne sia la fase, rimanga ancora in qualche strano modo all'interno della metafisica. Quindi sta dicendo che quello che ho indicato lì sotto, differenza ontologica, non è affatto, come Heidegger pensa, un mettere in questione l'impensato della metafisica e quindi in questo senso porre una questione al di là della metafisica, che si fa carico della tradizione metafisica mettendola in questione. Per certi versi, in uno strano modo, dice qui Derrida, proprio quella differenza testimonia del contrario, cioè testimonia del fatto che lì si è ancora catturati, per così dire, dalla metafisica, dentro il discorso dell'Occidente, dentro il fonocentrismo occidentale. Bisognerebbe forse allora, con un gesto che sarebbe più nicciano che heideggeriano, e questa è una notazione interessante, aprirsi, percorrendo fino in fondo il pensiero della verità dell'essere, a una différence, poi vedremo cosa lui intende per différence, che non fosse ancora determinata nella lingua dell'Occidente come differenza tra l'essere e l'essente. Molto chiaro quello che sta dicendo, no? Anche se non è chiaro cosa vuol dire in ultima analisi. Lui sta dicendo che bisognerebbe forse con un coraggio più nicciano e quindi con un abbandono totale del linguaggio metafisico, come appare nel Nietzsche dello Zarathustra o nel Nietzsche della genealogia della morale, bisognerebbe andare sino in fondo nella questione della verità dell'essere, come la intende appunto Heidegger, sino ad andare al di là della differenza di essere ed essente, perché la differenza tra essere ed essente è ancora dentro quella verità dell'essere che è propriamente metafisica. Ma questo allora vorrebbe dire pensare la differenza in un altro modo. E infatti lui usa qui una parola geniale, diciamo, una ingegnosa maniera di intendere la parola differenza che poi illustreremo. Certo, un simile gesto non è possibile oggi, ma forse si potrebbe mostrare come esso si prepari. Qui è abbastanza ottimista, lui dice che
poi lo riconoscerà, che nella stessa parola differenza, come lui la intende, che è un sporgersi al di là della differenza ontologica, dice che la sua stessa parola differenza non è come tale sganciata dalla metafisica, davvero al di là della metafisica. E qui dice forse è preparatoria di un momento in cui riusciremo a dire la differenza senza dire né differenza né différence. Ma questo ottimismo è del giovane Derrida, ecco, credo, e qui era giovane in questa intervista, credo che poi molti testi testimonino e lui stesso dica che non si tratta di questo, che bisogna rassegnarsi al non esserci alcun luogo oltre la metafisica per il discorso occidentale. La differenza nominerebbe provvisoriamente questo dispiegarsi della differenza, in particolare, ma non esclusivamente né anzitutto, della differenza ontologica. Certo però esiste un fonologismo heideggeriano, dice Heidegger, ha preparato tutto questo, ma resta legato al privilegio della voce, resta legato al fonologismo, un privilegio acritico che egli, come tutto l'Occidente, accorda alla voce, a una determinata sostanza dell'espressione. Cioè c'è l'espressione, ma c'è l'interno dell'espressione, questa sarebbe appunto la voce come fenomeno originario. Questo privilegio, che ha delle conseguenze notevoli e sistematiche, si riconosce per esempio nella significativa prevalenza di metafore foniche. In una meditazione sull'arte che, attraverso esempi scelti in modo molto caratteristico, riconduce sempre all'arte come messa in opera della verità. Questo è quello che dicevamo ieri sera, insomma, no? Come Heidegger vede l'arte come luogo della parola dell'essere e quindi luogo della phonetes aletheias, della parola della verità e quindi messa in opera della verità. E Derrida vede tutto questo come un debito verso la metafisica o addirittura un acritico modo di frequentare ancora totalmente il pensiero metafisico. Ora, l'ammirevole meditazione heideggeriana in cui si riformula l'origine e l'essenza della verità non mette mai in questione il legame con il logos e con la fonè. Quindi ammirevole la domanda heideggeriana che rimette in gioco la questione originaria della verità e l'origine della verità dell'essere, eccetera. Ma non si avvede mai, sostanzialmente vuol dire Derrida, non si avvede mai di fare questo ammirevole lavoro di scavo, di ritorno all'origine, appunto, senza mettere in questione il terreno della voce, la fonè e il suo rapporto con la scrittura. Ecco, adesso abbiamo avuto un quadro generico, naturalmente questo che abbiamo detto si può capire tutto come niente, cioè si tratta ora di entrare, no, nel merito di questo che Derrida ritiene di avere visto, di questa sua maniera di intendere tutta l'avventura della fenomenologia come una resa di conti, sì, con l'Occidente, con i suoi privilegiamenti, con i suoi dualismi. Costantemente Derrida cerca di mettere in luce che i dualismi caratteristici della cultura occidentale non sono che una conseguenza di come l'Occidente, a partire dalla filosofia, dalle origini della filosofia, ha concepito la voce e la sua espressione, cioè la teoria del linguaggio e del segno che è implicita in tutto l'Occidente, è da qui che partono quei dualismi che più volte lui elenca e esemplifica, che sono appunto il significato e l'espressione, l'anima e il corpo, l'uomo e la natura, il soggetto e l'oggetto, l'interno e l'esterno, la cultura e invece la materia, lo spirito e la materia, l'Occidente e tutte le altre culture. Questi dualismi, che sono così caratteristici, non sono che conseguenze del modo dualistico in cui l'Occidente ha concepito la lingua, il linguaggio, cioè la voce e la scrittura, la fonè come significato e l'espressione come corpo sensibile del significato. È su questo modello che si modella appunto la fondamentale distinzione occidentale anima-corpo, sino a Cartesio, sino alle attuali scienze, eccetera. Ma detto questo in linea programmatica, dobbiamo capire perché dice questo.
cioè quali sono le evidenze in base alle quali questo discorso, per così dire, regge o sta in piedi. Allora lì ho fatto uno schemino per comodità nostra e vorrei mostrare i due corni della sua alternativa, cioè i due camminamenti, potremmo dire, che Derrida percorre in Husserl e in Heidegger, mostrando nell'uno e nell'altro quello che a lui sembra il peccato di fonologismo, diciamo, e di logocentrismo. A sinistra abbiamo l'espressione logos della verità, logos tes aletheias, la parola aletheis, l'aletheia, insomma, la verità in quanto è detta, in quanto la verità è sempre presa nella parola, è sempre assunta all'interno della definizione verbale, nelle due prospettive fenomenologiche sulle quali abbiamo ormai una qualche esperienza. La prima è esattamente quella husserliana delle ricerche logiche. Ecco, devo subito dire che se noi prendessimo quelle espressioni e le portassimo alla crisis non funzionerebbero più, cioè Husserl direbbe sì, ma appunto mi sono riveduto e corretto, no? Ma si tratterebbe poi di vedere, casomai, se le obiezioni di Derrida sono valide anche nei confronti del progetto husserliano finale, ma adesso questo lasciamolo da parte. Lì si dice sostanzialmente questo: verità per Husserl è il riempimento di senso. L'intenzionalità, cioè l'atto intenzionale della coscienza, ha il suo compimento quando la cosa stessa, die Sache selbst, cioè la verità del fenomeno, appare e compie l'atto. Sicché Husserl continuamente privilegia il momento intuitivo dell'evidenza di senso quando dice la cosa è lì davanti in carne ed ossa. La cosa può essere una cosa percettiva, può essere un ricordo, vi ricordate le varie forme dell'intenzionalità, ma insomma è nella presentazione vivente, Leibhaft, in carne ed ossa traduciamo noi, è nella presenza vivente della cosa stessa che abbiamo il riempimento di senso, cioè la verità. Il logos stessa aletheias si ha quando la cosa stessa si presenta depurata, diciamo così, dai suoi segni, dai suoi ricoprimenti. Fenomenologia è appunto questo per Husserl: togliere il ricoprimento e far apparire l'essere stesso della cosa. Già, però, sin dall'inizio Husserl è consapevole che vi è una differenza tra il senso in quanto visione diretta dell'essenza e il senso in quanto espressione di questa visione diretta. Questo non è altro che ciò che abbiamo tante volte ricordato, cioè che per Husserl, e lui di questo si dà vanto, no? Che per la fenomenologia, come lui la intende, si ha l'immediata apprensione del senso nel momento stesso della sua espressione, cioè nel momento stesso della sua sensibilità presente. Non soltanto è presente questo rosso, è presente anche il rosso. Quindi ho la Wesenschau, ho la visione d'essenza, e la visione d'essenza è, come dice Husserl, spontaneamente offerente, si offre da sé, non è che la devo cercare o che devo, come pensano gli empiristi, astrarre o, come pensano i razionalisti, avere un'illuminazione divina. No, la cosa stessa si presenta nella sua essenza se io la so guardare. Già, si presenta nella sua essenza se io la so guardare, ma attraverso la differenza, ecco che cominciano a lavorare i tarli di Derrida, attraverso la differenza del suo essere qui manifesta nei suoi segni sensibili. Sì, si manifesta il rosso, ma si manifesta come contingente rosso ora, come il rosso di quel tetto, dicevamo con un esempio. Ma più propriamente, andando più a fondo nella cosa, prendendo la questione appunto dal lato del logos tes aletheias, la parola stessa è fatta così. E Husserl, infatti, nelle ricerche logiche, combatte a lungo sulla differenza tra espressione e significato. Non soltanto c'è un problema, diciamo, di
omogeneità, che in realtà non c'è, di disomogeneità, quindi tra la specie rosso che avanza nell'intuizione offerente, ma avanza con il supporto materiale di questo tetto, di quella maglietta, di questa camicia e così via. Quindi sempre è compromessa, diciamo così, l'essenza piena, intuitivamente presente, con qualche cosa d'altro, che è il suo esterno, che non si identifica con l'essenza, che, come dire, la trasporta, che ne è segno, appunto, ma non è l'essenza. Ma questo accade ancor prima, ancor più profondamente nella parola stessa. Ecco perché tutti i drammi dell'Occidente nascono da una certa concezione della parola. Infatti, quando io dico rosso, dico un'essenza. Prendiamo la semplice parola. Rosso, dico un'essenza. La dico in una espressione che non è l'essenza. Quello che dico non corrisponde alla materialità del dire, alla espressione, come diceva Husserl. Io posso dire rosso, posso dire red, posso dire in tanti modi, posso indicare qual è il luogo nell'arcobaleno in cui starebbe ciò che io intendo rosso, per rosso. Come fa notare Derrida, appunto la logica ci ha... La logica moderna ci ha familiarizzato con questa molteplicità dell'espressione e unicità del significato. Io posso dire il vincitore di Jena, posso dire lo sconfitto di Waterloo. Sono due espressioni totalmente diverse, però vogliono dire tutte e due Napoleone, insomma, no? Quindi noi abbiamo una molteplicità accidentale dell'espressione che non corrisponde assolutamente, non è lo specchio dell'essenza che dice, se fosse lo specchio non servirebbe, avremmo un'unica espressione, ma non abbiamo mai l'identità tra essenza ed espressione. C'è sempre una differenza tra queste due, c'è sempre qualcosa che non torna. Tutto lo sforzo di Husserl, infatti, nelle ricerche logiche è dimostrare come attraverso la differenza dell'espressione, diciamo il segno, infatti lì Huster si confronta col problema del segno, attraverso la differenza dell'espressione c'è tuttavia la possibilità di descrivere e cogliere una sorta di grammatica pura dei significati. Quindi le espressioni sono differenti, ma se noi oltrepassiamo il carattere puramente mondano, fenomenico dell'espressione, poi siamo di fronte all'intuizione diretta della cosa stessa, cioè dell'essenza. Husser, tra l'altro, in quel testo dice si risolve la cosa così: la differenza tra essenza ed espressione dell'essenza nasce dalla necessità di comunicarcele queste benedette essenze, cioè di dirci cosa vogliamo dire, no? Dica, devo ripetere? No, dovevo ripetere qualche cosa? No. Allora, nelle ricerche logiche Husser mette la cosa così: perché c'è questa differenza tra espressione e significato, insomma, no? Tra segno verbale e significato del segno verbale. Per cui io dico rosso, dico red, ma il significato è sempre quello, no? Uguale per tutti, teoricamente. Perché c'è questa differenza? Perché la lingua è presa nella necessità della comunicazione e allora io devo esprimere all'altro il voler dire, creando un ponte tra il mio interno e il suo interno, diciamo così. Naturalmente il ponte è qualcosa di empirico e obbedisce a contingenze empiriche, ma, dice Husser, quando parlo con me stesso non uso le espressioni, non ho bisogno di spiegarmi che rosso vuol dire rosso, che red vuol dire rosso, perché lì sono direttamente a contatto col mio voler dire. Non ho bisogno della mediazione del segno, che è la mediazione dell'esterno per dire un interno. Non ne ho bisogno perché lì sono già nell'interno, cioè sono già nella intuizione, nella piena offerenza del significato. Non è vero, tra l'altro. Ma insomma, lasciando da parte questo, la obiezione di Derrida ora si muove su questa differenza. Guardiamola, questa differenza tra significato ed espressione. E qui Derrida si rifà alla teoria linguistica di De Saussure, che verrà anch'essa ampiamente criticata. Cosa dice De Saussure? Beh, dice a suo modo la stessa cosa di Husserl, solo che la dice in una maniera che diventa più problematica, che mostra il problema per noi.
Infatti De Saussure, da bravo, da grandissimo linguista, da geniale linguista, come dire, radicalizza la posizione husserliana e dice non solo c'è una differenza, è vero, tra il significato e l'espressione, tra ciò che si vuol dire con la parola rosso e la parola rosso, che potrebbe essere anche tutt'altra, basta che ci intendiamo, no? Non solo questo, ma anche i due lati del segno linguistico, il significato e l'espressione, non sono che fenomeni differenziali. Non sono che fenomeni differenziali. Che cosa vuol dire? Lo descrive molto bene De Saussure nel suo trattato di linguistica generale. Possiamo noi assumere nella lingua un significato, comprenderlo come tale, senza tener conto della totalità di tutti gli altri significati? Possiamo dire a una persona che non conosce nessuna parola, dire la parola rosso e pensare che la capirà? Certamente no, certamente no. Questo è tanto vero che solitamente quando si parla di origine del linguaggio, per esempio a partire da Agostino, anche Wittgenstein si rifece a queste celebri pagine di Agostino, si crede che l'unica via d'uscita sia l'ostensione, l'indicazione. Cioè io posso dire rosso perché vi dico, vedete, ecco, rosso intendo questo. Ma è evidente che questa è una soluzione che non regge, che non ha nessun senso, perché per poter fare tutto questo devo avere una lingua, no? E per poter avere qualcosa come rosso devo avere già la parola. Quindi non solo non avrei le cose rosse senza l'espressione appunto rosso, ma nemmeno potrei indicarla ad un altro e nemmeno avrebbe molto successo questa indicazione. La supposizione che le cose possano andare così nasce dall'esperienza empirica di persone che parlano differenti lingue. Allora sì, essendo già noi nel linguaggio, posso dire a un inglese quello che tu dici red è questo qua per me, io lo dico rosso. E allora lui capisce che rosso vuol dire quel che lui dice quando dice red. Tutte e due ci accomuniamo nella indicalità del segno, ma dobbiamo avere già il segno, dobbiamo già essere entrati nella lingua che organizza il mondo secondo un insieme, una totalità di significati che sono differenziali, cioè che mi fanno comprendere il significato di una parola perché io so che rosso è colore, che colore vuol dire tante gamme, tante variazioni della unità colore, dal bianco al nero, che tra queste quindi c'è il blu, il verde, il violetto, il giallo, l'arancione e finalmente anche il rosso. È solo perché istantaneamente io penso in questo modo che posso parlare. Donde il concetto famoso sussurriano di Lang, no? La Lang è un sistema che abbiamo nella testa senza saperlo, inconsapevole, ma è quello che continuamente usiamo nel momento in cui parliamo. Perciò non possiamo mai isolare un significato, averlo nella presenza piena, come Husserl pretenderebbe, non possiamo mai averlo nella presenza piena senza avere le molteplici differenze con tutti gli altri significati. Dico in nota, molto in nota, questo era il risultato del sillogismo disgiuntivo hegeliano. Hegel c'era già arrivato. Cioè io non posso avere un concetto se non come sistematica totalità delle differenze interne di tutto il concetto, di tutto il concepire. Noi parliamo così, ci intendiamo così, sapendo che ogni significato è differenziale rispetto a tutti gli altri significati. E questa è la struttura Lang ideale, poi la struttura Lang entra nel tempo, cioè noi parliamo nel tempo e si modifica nel tempo. E allora diventa la parola vivente che la modifica. Ma come si modifica? Cosa vuol dire che il nostro italiano non è più l'italiano del 300? Non semplicemente che questa parola è cambiata, che sono cambiati alcuni significati, che si è ristrutturato il sistema generale, che il sistema generale ha dato luogo a fenomeni differenziali complessi, ma ben fissi. Fissi quel tanto che ci consente di intenderci. C'è un mutamento, per così dire, impercettibile della Lang, ma la Lang resta per noi idealmente in uno spaccato che ci consente la
comunicazione. Allora abbiamo una duplice differenza. La differenza non è tra espressione e significato, la differenza è già qui nel significato uguale differenze all'infinito. Il significato è un fenomeno differenziale, è un continuo differire. È ciò per cui il significato della parola italiana rosso nel 2002, luglio, fine di luglio del 2002, è linguisticamente definibile solo per differenza da tutti gli altri significati che le danno il suo luogo. È possibile che noi stiamo dicendo rosso con una impercettibile differenza da come lo si diceva 10 anni fa o 100 anni fa. È certo che i latini, quando dicevano rosso, non dicevano il nostro rosso. Appunto, dicevano porpora, dicevano un colore che noi non sappiamo nemmeno più identificare, perché questa parola stava in una situazione differenziale diversa rispetto alle parole che erano più vicine e più lontane nell'ordine del significato. E allora il significato è una serie di differenze, ma anche il significante, anche l'espressione, anche quello che De Saussure appunto lo rappresenta così, no? S su S, anche il significante è una serie di differenze. In che senso? Nel senso che il significante, il suono della voce, ecco che viene fuori la voce, il suono della voce veicola il significato non perché sia naturalmente legata la voce al significato. Io posso dire rosso, posso dire red, posso dire rojo, posso dire tantissime cose, purpureo, è indifferente come dico. Nessuna delle espressioni R, O, S, S, O, nessuna di esse è rossa. Sono semplici espressioni convenzionali, arbitrarie. Il significante linguistico è totalmente arbitrario. È perché siamo abituati a dire così che ci intendiamo. E proprio perché siamo abituati a dire così, nota De Saussure, ne derivano due conseguenze interessantissime. Che quindi la lingua può mutare, possiamo dire in un altro modo, e in effetti muta, ma la sua tendenza principale è di non mutare, perché non abbiamo ragione di cambiarla. Allora ci sono queste due contemporanee caratteristiche della langue, no? Che da un lato tende a ripetersi perché dovremmo, ci intendiamo così, perché dobbiamo cambiare. Non c'è una ragione naturale, capite, che lega il significante al significato. Non c'è più motivo di dire rosso piuttosto che in un altro modo. Già lo notava il Cratilo di Platone, no? Già lo notava il Cratilo di Platone. Se io dico cavallo per dire il cavallo, ma se dico cavallo per dire il bue, è lo stesso, basta che ci intendiamo. E allora non c'è motivo di mutare, però nello stesso tempo, proprio perché non c'è motivo anche di non mutare, storicamente la lingua cambia. Ma al di là di queste geniali osservazioni di Saussure, è chiaro quindi che anche il significante non è altro che un sistema di differenze all'infinito. Nel significante quello che interessa è che la L non è la M, la N non è la N, la N non è la P, cioè che il carattere fonetico dell'espressione si caratterizzi in modo che sia chiaro che ho detto M e non L. Ma allora non c'è la M, la L, ognuno di questi suoni è quello che è per differenza dagli altri. Un concetto, il significato è un concetto mentale, un concetto, diciamo così, ha la sua essenza, come voleva Husserl, no? Il suo riempimento di senso, solo in relazione a tutti gli altri. Ma nello stesso tempo anche la sua espressione è fatta così. Adesso però facciamo un ulteriore passo, e quello, questo è il passo decisivo col quale frana a terra, si frantuma tutto il sogno, diciamo, della fenomenologia husserliana, prima maniera. È perché De Saussure nota un'altra cosa straordinaria. Non soltanto i due lati, riproduciamolo qui. Questo è il segno linguistico, no? Quindi ogni parola è fatta così. Ma non soltanto
i due lati del segno, il significato e il significante, come li chiama De Saussure, cioè il concetto e l'espressione, direbbe Husserl, non soltanto sono in se stessi differenziali, ogni significato è una totalità differenziale dei significati, ogni significante è una totalità differenziale dei significanti. E il problema è che sono in una relazione per cui essi stessi sono fenomeni differenziali nella loro reciprocità. Cosa voglio dire? Voglio dire che qui siamo di fronte al paradosso del segno linguistico, così come l'Occidente l'ha pensato. Siamo di fronte a quel problema che De Saussure non sa assolutamente come risolvere, di cui dà semplicemente conto come linguista. Dice, è fatta così la lingua. Non chiedetemi perché non lo so. Fa vaghe, vaghe illazioni e poi alla fine pensa che il problema tutt'al più può essere risolto dagli psicologi. Poveretti, insomma, non è proprio il caso di metterli in questi guai. Qual è il problema? Potrei io avere un significato senza il significante? Posso dirmi leone senza questi suoni? Posso avere il significato leone senza la differenzialità del significante? Evidentemente no. Non posso comunicare qualcosa che non ha suono, capite? Che non risuona, che non si articola. La lingua, dice De Saussure, è un fenomeno articolatorio. L'uomo comincia a parlare quando non ha vaghe immagini, posto che le abbia. Delle vaghe immagini. L'uomo comincia a parlare quando articola i suoni e fa corrispondere ad una certa articolazione un certo significato. Se io dico leone o leuve, dite come volete, ma un'articolazione la devo avere per determinare che si tratta di quel significato lì, se no come ve lo do il significato? E già, ma nello stesso tempo devo dire anche il contrario. Come faccio ad articolare dei suoni a piacere, infinitamente componibili in infiniti modi, così da costruire la parola leone se non ho già il significato leone? E allora qui il paradosso è totale. Io devo già sapere che cosa significa leone per, diciamo così, scegliere, in realtà non si sceglie, si viene da una tradizione, no? Per scegliere sul piano del significante le lettere adatte a trasmettere questo significato che avrei già. Ma il significato non lo posso mai avere già, se non l'ho già articolato, se non lo avessi già articolato in suoni significanti. E allora ecco che il concetto è indispensabile per spiegare cos'è il significante, ma il significante è indispensabile per spiegare cos'è il concetto o significato. Siamo continuamente rimbalzati dall'uno all'altro. E allora questa linea qui, che delimita la differenza tra significato e significante, è una linea problematica. Non solo è problematica, ma propriamente non c'è. È una linea che continuamente si rivolge nel suo opposto e non si sa da dove cominciare. Da dove cominciamo quando noi parliamo? Dai significati o dai significanti? Ma cosa vuol dire significato se non ho un significante? E cosa vuol dire che un significante è un significante, non un suono a caso? È qualche cosa che risuonando dice quel significato, se non avessi già il significato. Ecco, questa tragedia, chiamiamola così, questa situazione drammatica, tragica, di fronte alla quale qualunque filosofo naturalmente si dispera, no? Se così stanno le cose non abbiamo capito niente, questa, proprio questa, Derrida la chiama la différence, ma con un gioco di una sottigliezza diabolica, diciamo così, in una conferenza tenuta alla Società Filosofica Francese a Parigi e che poi è stata pubblicata, ne ho qui una traduzione italiana, con una, diciamo, trovata veramente geniale, lui diceva al pubblico différence. E naturalmente il pubblico di francesi pensava differenze, no? Ma lui invece scriveva differance. E con dove sta l'astuzia, diciamo la sottigliezza, la genialità di questo gioco? Che questa A
in francese, ovviamente questo gioco in italiano non si può fare, è esattamente questa linea qui che non si può scrivere, che non si può definire, che non si può dire e che però è la condizione di ogni dire, perché questa A non si sente e tuttavia è decisiva per capire se lui dice differenza o differenza. Questa A in francese non ha suono, è aneufonè, appunto, perché io comunque dico différence e nessuno può sapere se penso differenze o se penso differance. E lui difatti si diverte nel corso della conferenza a prendere per il naso i suoi ascoltatori, perché di volta in volta deve sempre spiegare différence con la, no, différence senza la, no? Ma questo gioco mostra appunto che l'evidenza piena del senso, la congruenza tra espressione e significato non c'è, è linguisticamente affidata ad un gesto di scrittura che precede la fonè, che precede la voce, che ci rimanda dal voler dire all'inavvertito, voleva dire questo o voleva dire quell'altro. Non lo si potrà stabilire mai attraverso la fonè. Allora il privilegio del voler dire, della voce che comunica agli altri quello che ti volevo dire, o della voce che comunica silenziosamente a se stessa quello che io intendo dire, tutto questo, come vedete, viene affetto, invaso, contaminato, sono espressioni di Derrida, fatto marcir dentro, no? Dall'intrusione di un esterno che lui chiama écriture, la scrittura. Ma la scrittura, perché qui lo ha fatto vedere con questa scrittura, in realtà la scrittura di cui lui parla è una archiscrittura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la sua critica al fonocentrismo, alla centralità della voce, no, al privilegio della voce che crolla di fronte alla evidenza secondo la quale la voce che dice i significati puri deve compromettersi col corpo, deve compromettersi con l'espressione, col significante, ma compromettersi vuol dire distruggersi, perché entra in un paradosso, deve avere già il corpo, l'anima per girare per il mondo, ma non avrebbe il corpo se non ci fosse già l'anima. Siamo in questo circolo vizioso. La scrittura dell'Occidente, appunto, è una scrittura falsa, finta. De Saussure è il primo a testimoniare questa sua incapacità di pensare davvero la scrittura. Cosa pensa De Saussure? Cosa pensa tutto l'Occidente? Cosa pensa Aristotele nel De Interpretazione? Cosa pensa Husserl nelle Ricerche logiche? Che prima c'è la voce, poi viene la scrittura. E la scrittura, il nostro alfabeto, come si ama dire, è la trascrizione della voce. O la grande invenzione dei greci, e fu certamente una grandissima invenzione, o la grande invenzione dell'alfabeto, che con questi segnetti, una ventina o poco più, io posso trascrivere qualunque espressione della voce e quindi dare corpo all'invisibile interiore. Quindi prima c'è la voce, poi c'è la sua trascrizione, questo pensa l'Occidente, e lo stesso De Saussure pensa costantemente così nel corso di linguistica generale. E Derrida dice no, non è vero, all'origine c'è la différence. Una différence che è sì l'invasione della scrittura, ma più propriamente di un'archiscrittura, cioè di una scrittura che non corrisponde all'idea che voi vi siete fatti della trascrizione alfabetica. Perché? Ah, lo mostra con una semplicità stupefacente. Va bene, prendiamo un testo scritto. Come si presenta un testo scritto? È davvero la trascrizione della voce? O non c'è nel testo scritto molto di più della trascrizione della voce? Non c'è semplicemente l'uso delle lettere dell'alfabeto una per una per dire la voce, L per leone, E per la E di leone. E no, ci sono anche gli spazi bianchi, c'è anche la punteggiatura, c'è anche la capo. Come potremmo dare il senso del nostro parlare senza questi strumenti non alfabetici? Allora l'alfabeto, la scrittura alfabetica, mostra qualcosa di più di quello che noi siamo soliti intendere. Essa non è
la trascrizione della voce in subordine alla voce. Non dice dopo la voce che è sovrana e che ha il dominio dei significati e del voler dire. C'è una scrittura più antica, per così dire, della scrittura alfabetica, è quella scrittura che appunto non si sente, non si può dire, non vuole dire, ho detto più banalmente, non ha niente da dire. È quella scrittura della differenza originaria che fa segno e che compone i significati, ma li compone, come dire, in una dimensione seconda che ha perso l'origine, che ha perso l'archè. Perché? Questo è quello che mi chiedevano i miei amici, appunto, del perché ci siamo sempre nel due, no? E beh, è evidente, se ogni segno della lingua rimanda, ogni segno della lingua, voglio dire, è comprensibile per differenza da tutti gli altri segni e per differenza interna tra la sua anima e il suo corpo, per dire così, se quindi siamo sempre di fronte ad un differimento del senso, cosa propriamente voglio dire quando dico, cosa propriamente voglio scrivere quando scrivo, ecco, se questo si può dire soltanto non ora, non è detto qui e ora, è detto dopo, perché uno mi dice cosa volevi dire, cosa intendi dire, rosso in che senso, leone in che senso, è un rosso metaforico, è un leone metaforico, è proprio l'animale dello zoo, è proprio una gamma di colore che tu vuoi dire, oppure invece tu dici, come dice il poeta, il giorno rosso dell'ira. Il giorno rosso dell'ira è che rosso è? No? Che cosa vuoi dire con tutto? Alludi al sangue, che cos'è? Ecco, allora, questo però non è solo del poeta, il poeta è il più bravo in queste cose, questo è di tutti. Tutti, non appena parliamo, siamo differiti, perché usiamo un segno, non ci sono che segni. E usando un segno usiamo una différence, usiamo una differenza da altri segni. E allora il nostro voler dire è differito. La différence non è soltanto questo gioco della A e della E nell'ambiguità tra voce e scrittura, ma è anche nel senso della temporalizzazione, del differimento. Differimento verso l'origine del volevo dire, ma come faccio a dirlo? Non sarò mai di fronte all'origine, non potrò mai dire che cosa volevo dire, perché continuamente lo avrò da dire, continuamente sarà differito il mio senso. Allora questo mostra molto chiaramente che non c'è parola piena, che non c'è significato evidente nel senso pieno della espressione. O detto in maniera che Derrida, che piacerebbe Derrida, ma lo ha detto lui stesso, non c'è prima la parola, prima della parola parlata, cosiddetta vivente, c'è sempre un testo. Noi parliamo come testi scritti, nel senso che appunto il testo scritto ha quel carattere che io vi ricordavo. Noi leggiamo nei Vangeli Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E diciamo, cosa significa? Perché il Cristo che sta volando in cielo e la croce e il suo trionfo sta lamentandosi di essere abbandonato da Dio? E su questo non c'è risposta. Appunto, noi diciamo, nel testo scritto quel che si dice si apre a infinite interpretazioni. Ma questo è già vero della voce. Con la scoperta derridiana. Non è che se fossimo stati lì davanti al Cristo avremmo detto, ah beh sì, adesso è tutto chiaro. Avremmo dovuto, come racconta un aneddoto ebraico, no? Come che il maestro sta morendo e tutti i discepoli in fila con grande premura, però gli vogliono fare l'ultima domanda, maestro dici che cos'è la vita, che cos'è il significato della vita, e lui risponde una cosa, questa torna indietro, i discepoli non sono contenti, allora ritornano a domandare, rabbi abbi pazienza, ma precisa meglio che cosa volevi dire, sinché il rabbi si stufa e dice guardate come non detto, no, perché non si può dire quel che si ha da dire, il che vuol dire che ogni dire è già uno scritto.
è già una scrittura che originariamente tace, che originariamente è anarchica, non ha arché, non ha principio, si radica nel non poter, non voler, non aver da dire. Ogni ritorno indietro dell'espressione in questo differimento di senso infinito si incontra l'archiscrittura, cioè quel fenomeno originario per il quale io sono già iscritto in una scrittura che per così dire parla prima di me, ma parla differendo il senso all'infinito. Direi che questa è poi una cosa che Derrida dice in una comunione molto profonda con due componenti del suo pensiero che sono sempre presenti. Da un lato la tradizione ebraica, è evidente, lui si ricollega a tutta la riflessione ebraica sulla fonè, sulla voce del Dio, sul soffio che Dio impone ad Adamo e sulla la prescrizione ebraica di non scrivere le vocali. Le vocali non si devono scrivere perché la loro scrittura è appunto sacrilega, poiché avrebbe la pretesa di dare un corpo fisico, un significante al soffio di Dio. E Derrida il rovesciamento, no? Il rovesciamento di tutto ciò entra una mentalità che qui si vede molto bene, ha dei debiti con la cultura ebraica, quindi con Blanchot, con Levinas, che sono suoi compagni di strada, con Jabez, che intende tutto il cammino ebraico della parola come un cammino della scrittura, come il libro infinitamente da scrivere che non si potrà scrivere mai, no? E dall'altra parte certamente è il debito che ha nei confronti di Freud, cioè la convinzione freudiana che quel che ho detto è sempre altro da quel che volevo dire e quel che volevo dire è sempre altro da quel che ho detto. Cioè che c'è un infinito differimento del senso, sicché nessuno è proprietario della propria espressione e del proprio significato, ognuno è collocato in questa dispersione infinita dei segni e cerca disperatamente di sostenersi nella sua evidenza, no? Nella sua parziale evidenza, ma non appena deve tener fermo il significato che ha detto, questo gli è già sfuggito e lui si trova già in un altro luogo, perché è attraversato dai segni, non è padrone dei segni. Vedete come il tema heideggeriano dell'uomo non è padrone del linguaggio, ma il linguaggio è padrone di lui, come drammaticamente si trasformi, o problematicamente si trasformi in Derrida. E questo adesso lo vediamo proprio qui. Cioè come la tesi heideggeriana, il linguaggio parla prima dell'uomo, il linguaggio parla nell'uomo, e non è l'uomo padrone del linguaggio, tesi che in Heidegger si specifica come differenza ontologica, perché l'uomo parla qui, cioè nella parola ente, l'uomo dice la parola ente, cioè dice fiume, fontana, bosco, eccetera, dice tutto quello che dice, nella lingua in cui lo dice, eccetera, ma per poterlo dire, avevamo visto i giorni scorsi, deve essersi rivelato l'essere, deve essersi aperta la radura che rende possibile il dire. Ecco, Heidegger si esprime in questa maniera magniloquente e ricca di tradizione metafisica, da bravo tedesco e molto serio, no? È molto professore, molto profondo, ma sta dicendo poi quello che la leggerezza ammirevole di De Saussure dice più semplicemente: tu stai dicendo che bisogna avere già il significato per avere un significante. Questo in realtà stai dicendo, no? Che perché l'uomo parli, quindi dia corpo alle parole, dia fiato alla voce, no? Dica qualcosa, no? Dica qualche cosa, bosco, non un'altra cosa, no? Bisogna che si sia già aperta la radura luminosa, la Liston, tutti questi giochi molto interessanti, fascinosi, ma poi insomma deve già essere nella verità dell'essere, cioè al cospetto del significato primo, che ovviamente non si apre grazie alla parola, è la parola che si apre grazie a lui. Sta dicendo questa direzione che già De Saussure
aveva notato come fortemente problematica. Io posso avere una lingua, cioè una serie di suoni che sono significativi, che sono veicoli del significato, se ho già il significato. Se non ho niente da dire, non parlerò mai e non saprò nemmeno che cos'è una lingua. Se non ho niente da dire, taccio. Sono un animale o sono un bambino infante. È solo quando sono colto dalla evidenza del significato, dalla luce del significato, dalle essenze, no? Dall'evidenza del senso, dalla cosa stessa, solo allora, quando mi si apre davanti, posso volerla dire e quindi tradurla nel corpo della parola ontica, del parlare, chiacchierare dell'essere umano, che quindi deve essere prima preso da qualcosa che è Ursprache, linguaggio originario, non linguaggio umano, significati originari dell'essere, evidentemente, che mi si rivelano, mi si manifestano. Allora voglio dire rosso, certo, ma le cose non possono andare così. Non possono andare così perché io la devo già avere, la materialità del significante, per anche solo concepire un significato. E allora quella che in maniera molto drammatica e molto interessante, molto importante, certo, per la storia della metafisica, Heidegger chiama differenza ontologica, differenza tra l'essere e l'ente, non è propriamente la differenza ontologica, è la différence. Cioè, all'origine di questa differenza, che per Heidegger è il senso di tutta la tradizione occidentale ed è il dramma della metafisica ed è il problema che è davanti a noi, non dietro di noi, della fenomenologia, perché il suo gran tormentone è: con che parola diremo l'essere? Se l'essere è il luogo che dona le parole, che mostra all'uomo la linguisticità di ogni ente. Ecco, tutto questo tormentone heideggeriano per Derrida è ancora metafisica. Pensa ancora con le parole della metafisica, ma soprattutto non è solo perché dice essere invece che dire un'altra cosa. Heidegger ci ha provato a dire un'altra cosa, no? A dire Ereignis, a barrare la parola essere, ma non è lì il problema. Il problema è che quel che si tratterebbe di dire è quel che proprio non si può dire, cioè la barra, l'identica barra, l'identica differenza tra la differenza stessa. Si tratterebbe di dire non l'essere diversamente dall'ente o fuori dall'ente o indipendentemente dall'ente, perché se no diciamo l'ente sommo, allora siamo da capo, abbiamo identificato l'essere con un ente e non abbiamo visto la differenza. Già. Ma per vedere questa differenza dovremmo dire la differenza. Ma dire la differenza non si può. Si può soltanto col gioco della différence. Si può soltanto porre la differenza nella differenza, in ciò che non risuona come differenza. Cioè si può soltanto richiamarsi ad una anonima scrittura della differenza. Cioè ad una architraccia, ad una archiscrittura. In altre parole, noi dobbiamo porre la questione del come operiamo la barra. In un altro luogo Derrida fa notare che quando Heidegger, cercando di sfuggire ai paradossi nei quali si trova coinvolto, barrando l'essere, il che vuol dire vedere come dietro ad un cancello l'essere da cui veniamo, ma la sua cancellazione, quindi un nuovo pensiero che non è più il pensiero dell'essere, della metafisica come essere, che si fa carico quindi della differenza da questa metafisica, e l'osservazione di Derrida è: sì, ma tu mi dovresti mostrare come fai a barrarlo, perché barrarlo è semplice, ma è barrarlo quello lì. Allora vi farò comprendere questo punto decisivo di De Saussure, scusate, di Derrida, con un esempio bellissimo di Peirce, che lo sollevava per altre sue questioni, ma non poi tanto lontane da queste. E l'esempio è questo. Immaginiamo appunto un cerchio, diciamo che questo cerchio
è metà rosso e metà blu. Domanda. Ciò che fa la differenza tra rosso e blu, il luogo dove essi differiscono, è rosso o è blu? È evidente che non c'è risposta. Questi sono i giochini interessanti dei filosofi. Questo che sta dicendo Peirce è esattamente quello che intende dire Derrida, che la traccia, la linea, la barra che dovrebbe indicare la differenza tra significato e significante, tra essere ed ente, tra concetto ed espressione, questa barra non è un segno carnale, diciamo così, non è un segno che noi possiamo né tracciare né rintracciare. Infatti se io dico la differenza, questo segno, sono già nel significato, no? La differenza è un significato, il segno è un significato, la traccia è un significato. E allora il luogo della differenza, il luogo del segno, il luogo della traccia è un niente che possiamo indicare soltanto come architraccia, archiscrittura, traccia della traccia, dirà Derrida, nome del nome. Ma è chiaro che il nome del nome non è un nome. È chiaro che l'architraccia della traccia non è una traccia. È insomma un luogo del silenzio, il silenzio della différence, che non si sa, bisogna vederla tracciata per saperla, ma prima ancora è inaudita, no? È un luogo del silenzio che precede ogni parola e che la rende possibile, perché senza la distinzione significato-espressione non parleremmo. Quella distinzione indubbiamente descrive bene il segno linguistico come siamo abituati ad intenderlo. Se noi non avessimo una linea che non è né rossa né blu, non avremmo la differenza tra rosso e blu. Voi direte, ma potremmo metterla nera, e vabbè, allora si pone la differenza tra rosso e nero, blu e nero. La metafisica ha pensato questa cosa, è l'argomento del terzo uomo di Platone e di Aristotele. Se ci pensate, questi giochi che stanno facendo questi illustri colleghi, ecco, se fossero tutti presenti, beh, io sono stato 4 giorni con Derrida a fare un seminario insieme e ci siamo molto divertiti, devo dire, è stato amena, è stato molto interessante. Ecco, direi, illustri colleghi, ma non vi pare che questo la metafisica a suo modo l'abbia già pensato come problema, quando appunto Aristotele obiettava a Platone, in realtà usando un argomento di Platone? Questo è l'uomo in carne ed ossa, empirico, chiamatelo come volete, ma è un uomo perché è simile all'uomo in sé, ecco, indichiamolo così genericamente. E questo è un uomo perché lo confronto con l'uomo in sé, dico ecco un uomo e penso l'uomo in sé, significato ed espressione, no? È la stessa cosa. Ma questo non è simile all'uomo in sé, come è simile all'uomo in sé? Allora sarebbe l'uomo in sé, c'è una differenza tra i due. Ma allora come facciamo ad operare questa mediazione per cui quando noi parliamo riconosciamo in quest'uomo l'uomo in sé? Non c'è altra via a questo punto che metterci un altro omino in mezzo, no? E dire c'è una somiglianza dell'uomo qui davanti con un terzo uomo che deve essere per un lato simile all'uomo e per l'altro lato simile a questo uomo. Cioè dobbiamo inserire la particolarità tra l'individuo e l'universale. E già, ma allora questa spaccatura si riproduce qui. Perché c'è una parte di questo terzo uomo che è simile all'uomo in sé e una parte di questo terzo uomo che è simile a questo uomo. Allora ce ne vuole un quarto, allora ce ne vuole un quinto. La cosa non finisce mai. Allora questo significa che la differenza tra significato ed espressione, universale, individuale, anima, corpo, concetto e parola fonicamente espressa, questa differenza non è dell'ordine di questi enti, non è pronunciabile in nessuno di essi, non è dicibile e tuttavia è la condizione della loro dicibilità. Senza questa differenza operante, si potrebbe dire, questa architraccia che si ritrae dalla traccia, quindi quarto, quinto, sesto, che infinitamente sfugge alla presa,
che infinitamente non si può dire, ma che rende possibile il dire, che viene inavvertitamente posta in opera in ogni dire. Ecco, questa differenza è la differenza del di fuori della metafisica. Ma non c'è via verso questo di fuori della metafisica. È il di fuori della metafisica, basta. Stando dentro la metafisica, decostruendone la sua struttura, come stando dentro la linguistica di De Saussure, decostruendo il segno linguistico dei linguisti, noi incontriamo il limite del nostro cammino, il luogo limite del nostro cammino. Ogni pretesa di andare al di là mostra la sua insensatezza. Non abbiamo possibilità, quindi, di uscire dalla storia della metafisica. Non c'è alternativa. Possiamo solo starci in modo diverso, avendo compreso qual è il suo limite, avendo comprese le invisibili mura del nostro carcere, che però resta il nostro carcere, che non è sormontabile in alcun modo. Prima leggevamo appunto, forse la differenza è un'anticipazione, questo lo pensa il giovane Derrida, via via che si approfondisce il suo pensiero, si accentua la consapevolezza del fatto che la fine dell'ontoteologia è infinita. No? La fine dell'ontoteologia, cioè del concetto del segno che si muove a partire dalla voce piena, la voce di Dio, la voce dell'autocoscienza assoluta, e che ha nella espressione il corpo servo, no? Il corpo al servizio di questa voce. Mentre ora abbiamo visto che servo e signore si confondono tra di loro, si, come dire, compenetrano. Qui c'è tutta la, come dire, eredità hegeliana e marxiana anche di Derrida, naturalmente, no? Abbiamo visto la contaminazione del segno, la disseminazione del significato. Ecco, visto questo, l'ontoteologia non è sormontabile in un'altra verità, in un'altra parola, in un'altra pienezza, in un'altra evidenza del senso. Allora io adesso direi due cose. Primo, vi leggo la conclusione del suo straordinario saggio sulla différence, che ci dà alcune indicazioni interessanti. Spero che non sia troppo difficile, quindi che il commento puntuale che ne farò chiarisca tutto questo che stiamo dicendo, dia ulteriore corpo a quello che stiamo dicendo. Poi, prima della pausa, una considerazione importante secondo me sul significato che tutto questo assume in Derrida, nel cosiddetto secondo Derrida. Tutti i pensatori hanno un loro secondo, se no che pensatori sono, no. In questo secondo Derrida, che significato assume appunto la decostruzione? Dicevo prima, recentemente Derrida è tornato sull'argomento e ha detto: ma quale secondo Derrida? Tutti i grandi pensatori hanno un secondo che loro rinnegano, no, che dicono: ma non sono fatto secondo, sono sempre primo, sempre sul semper mi, come dicono a Milano. La mia decostruzione ha un significato morale e politico. Il fatto che io svolga adesso questi significati morali e politici senza più parlare di decostruzione non vuol dire che ho cambiato idea. Vuol dire semplicemente che do per scontato che questo è il lavoro della decostruzione, che non è un semplice gioco sofistico. Non è il piacere di mettere nel sacco Husserl, Heidegger, la fenomenologia e tutto l'Occidente, dicendo: sapete, cari signori, non si può dire niente. L'unica cosa che si può dire è il non aver niente da dire. Ecco, non sono un sofista come Gorgia o cose del genere, posto che loro fossero così. No, tutto questo ha per me un significato molto pregnante, molto, come dire, carnale, no? Indica un orientamento nel mondo di oggi sotto il profilo etico-politico. Allora, prendiamo questa pagina finale del saggio sulla différence. Che non è così semplice. Dunque, intanto parla della traccia come simulacro di una presenza, cioè la traccia sembrerebbe una presenza. È la differenza tra rosso e blu, si dice, c'è in presenza la differenza tra rosso e blu, non c'è, perché non è né rossa né blu. Quindi quello che fa la differenza è una presenza cancellata, è un'origine che non c'è, e in questo senso è un due, non un uno. È sempre segno di qualche cosa d'altro
che non si presenta e non si può presentare. Quindi abbiamo propriamente una cancellatura. Lui poi trova tutte queste espressioni anche in Heidegger, è bravissimo. Il presente allora, quella presenza vivente alla quale si riferiva Husserl sotto il profilo della coscienza trascendentale pienamente riempita, Heidegger come la luce dell'essere nella sua presenzialità, come dire, fuori del tempo che ha in sé tutto il tempo, no. Il presente diventa segno del segno, traccia della traccia. Ogni presente è un segno che differisce il suo significato infinitamente indietro e infinitamente avanti. Non è più ciò cui ogni rinvio rinvia in ultima istanza, come ovvio. Diventa una funzione in una struttura di rinvio generalizzato. È traccia ed è il cancellamento della traccia. Ogni traccia in fondo ricopre l'architraccia, cancella, non fa più vedere quello che davvero è accaduto, cioè una separazione originaria indicibile, una differenza originaria che non è nemmeno differenza, che diventa tale quando prende il corpo della traccia, ma il corpo della traccia è posticcio, appunto, è traccia della traccia, è luogo di cancellazione del gesto originario, se si può dire così. E, venendo proprio alla fine, in questo modo, dice, noi dobbiamo pensare sempre il di fuori come di fuori di un testo. Chiaro che qui la parola testo ha un significato metaforico. Noi siamo sempre un testo, siamo sempre una scrittura già accaduta, il cui significato è rinviato all'infinito. O si potrebbe dire la domanda kantiana, che è uomo, tradotta magari in maniera ancora più pregnante, chi sono io, ecco, e non lo posso sapere perché lo ho da dire all'infinito, ho infinitamente da dire chi sono io. E questo è quello che succede alla psicanalista, no? Che uno dice infinitamente senza mai poter dire l'ultima parola, senza mai poter dire dunque insomma io sono questo, mi vedo chiaramente, no, ogni volta che dice è traccia della traccia, è rinvio infinito e differito ad una origine prima che non si dà mai in originale ma sempre nel suo segno differenziale. Quindi non appare mai la traccia stessa, questo lo dice anche Heidegger quando parla della Lichtung, ma poi non lo pensa davvero. A questo punto che non vi sia essenza della differenza, che non si possa parlare di essenza della differenza, se no non parliamo della différence, parliamo della differenza come differenza tra bere e mangiare, cioè la differenza ontica che diventa un significato tra gli altri significati, diventa una parola tra le altre parole. La differenza empirica ha già stabilito i termini della differenza, dice c'è differenza tra bianco e nero, si sta parlando di questa differenza tra i due, ma la différence è quella che pone la possibilità di porre questa differenza, quella che appunto non è né bianca né nera, quella che quindi non si può dire in nessun significato della lingua, che non è la differenza banale empirica. Allora, che non vi sia essenza della differenza implica che non vi sia né essenza né verità nel gioco della scrittura, in quanto il gioco della scrittura introduce la differenza. Quindi non possiamo più parlare né di essenza né di verità del gioco della scrittura che ognuno, diciamo, incarna, poiché è quel gioco che fa accadere ciò che noi chiamiamo verità, ciò che noi chiamiamo scrittura, la stessa parola gioco, ma quello che sta alle spalle di tutto ciò non si può dire con nessuna di queste parole. Per noi la differenza resta un nome metafisico, vedete? La différence sta dicendo qui, dice, per me, tuttavia, capisco benissimo che différence allude a questo gioco, ma preso come tale resta non di meno catturato dal gioco metafisico, è pur sempre una parola, ci siamo pur sempre capiti. Quindi in sé resta un nome metafisico e tutti gli appellativi che riceve nella nostra lingua sono ancora, in quanto sono nomi, metafisici. In particolare, quando denotano la determinazione della différence come differenza tra presenza e presente, come dice Heidegger, ma soprattutto in modo più generale, quando dicono la determinazione della différence nella differenza tra essere ed ente, differenza ontologica, troviamo che più vecchia dell'essere stesso, una simile différence non ha alcun nome nella nostra lingua. Io dico différence, ma è un accenno.
non c'è nome per la differenza tra essere ed ente, non c'è nome per la differenza tra significato ed espressione, tra mente e corpo della lingua, tra concetto e significante, fonema, eccetera. Tuttavia, sappiamo già che se è innominabile, non lo è provvisoriamente. Non è che dice per ora non abbiamo un nome, poi aspetta un po' che ci penso. Poiché la nostra lingua non ha ancora, trovato o acquisito questo nome, oppure perché bisognerebbe cercarlo in un'altra lingua, al di là del sistema finito della nostra, non vi è nome per essa. Neppure quello di essenza e di essere, nemmeno quello di différence, che non è un nome. Questo innominabile non è un essere ineffabile, cui nessun nome potrebbe avvicinarsi. Dio, per esempio, qui parla contro il suo ebraismo, no? Contro da laico ateo di cultura ebrea, no? Di cultura ebraica. Non si tratta di questo, dell'ineffabile, l'essere ineffabile. È il gioco che rende possibili gli effetti nominali. È il gioco che rende possibile la nominazione. Le strutture relativamente unitarie o atomiche che sono chiamate nomi, catene di sostituzione di nomi, e nelle quali, per esempio, l'effetto nominale, différence, è esso stesso trascinato. Quando dico différence, già per il fatto di dirlo, lo sto trasferendo come nome tra i nomi, come nome un po' bislacco, come nome un po' originale, ma diventa subito nome, quindi non dice quel che vorrebbe dire, perché quel che vorrebbe dire non è da dire e non ha niente da dire, è solo il gioco della differenza dei nomi. Quindi viene iscritto di nuovo in questo gioco della differenza dei nomi. Ciò che sappiamo, ciò che sapremmo se qui si trattasse semplicemente del sapere, perché non è semplicemente in gioco la scienza, appunto, è in gioco la condizione, l'architraccia di ogni sapere, qualcosa che precede il sapere, e non nel senso del precategoriale husserliano, ma nel senso di ciò che nel suo non sapere è traccia del sapere, è architraccia del sapere. È chiaro quello che poi Derrida sta dicendo, che è che questa è la morte, no? Naturalmente, è che tutto questo indica come nel nome, nel voler dire, nel continuare a dire, viene mascherata continuamente la iscrizione dell'essere umano nella morte, cioè in quel luogo in cui non si ha parola, non c'è significato, ma c'è la presenza della scrittura dei corpi nella loro insignificanza, no? La morte come l'insignificanza del senso della vita, diciamo così. Ciò che sappiamo, ciò che sapremo, se qui si trattasse semplicemente del sapere, è che non è mai esistita e non esisterà mai una parola unica, un nome sovrano, poiché il pensiero della lettera A della différence non è la prescrizione originaria né l'annuncio profetico di una nomina imminente e ancora inaudita. Questa parola non ha nulla di cherigmatico, per poco che se ne possa percepire la maiuscolazione, mettere in causa il nome del nome. Non vi sarà un nome unico, fosse anche il nome dell'essere, e lo si deve pensare senza nostalgia, cioè liberi dal mito della lingua puramente materna o paterna della patria perduta del pensiero. Al contrario, lo si deve afferrare nel senso in cui Nietzsche mette in gioco l'affermazione in un certo sorriso e in un certo passo di danza. Dopo questo riso e questa danza, è chiaro che pensa a Zarathustra, no? Dopo questa affermazione estranea a ogni dialettica, viene in questione l'altra faccia della nostalgia, che chiamerei la speranza heideggeriana. Anche questa non va bene, quindi nessuna nostalgia, nessuna speranza, ma gioco e danza. Mi rendo ben conto del possibile effetto perturbante di questa parola, tuttavia ne assumo il rischio senza escludere alcuna implicazione e la metto in rapporto con ciò che il detto di Anassimandro mi pare conservare di metafisica, di metafisico, la ricerca del nome proprio e del nome unico. Parlando della prima parola dell'essere, das frühe Wort des Seins, to creon, è necessario che, dice Anassimandro, Heidegger scrive, e qui fa una lunga citazione di Heidegger,
Il rapporto al presente, all'ente presente, dispiegando il proprio ordine nell'essenza stessa della presenza, è unico. Ist eine einzige, è un unicum, diciamo. Resta del tutto incomparabile a qualsiasi altro rapporto, appartiene all'unicità dell'essere stesso. Perciò la lingua, per dire ciò che si dispiega nell'essere, dovrebbe trovare una sola parola, la parola unica, la parola singolare. Ein einziges das einzige Wort. Heidegger sta dicendo, per poter dire il dispiegarsi della presenza nell'ente presente, l'essere, la verità, la Lichtung, dovremmo dire una parola singolare, unica, una parola che non è una parola, quindi, perché le parole sono un fenomeno differenziale, come Heidegger sa benissimo e come dice De Saussure. Dovremmo trovare quella cosa che non esiste, che non ha senso, che è la parola singolare. Le parole sono sempre plurali, aveva detto Blanchot. Cioè ogni parola, per essere intesa, rimanda ad un'altra parola. Non posso capire cosa vuol dire la parola padre se non in relazione a figlio, madre, eccetera, eccetera, no? Da ciò si può misurare a quale rischio vada incontro ogni parola del pensiero, ogni parola pensante, ogni denkende Wort, che sia indirizzata all'essere. Tuttavia non si tratta di un rischio impossibile, poiché l'essere parla ovunque e costantemente attraverso tutto il linguaggio. Fine della citazione. Quindi Heidegger sta dicendo, è bravo Derrida, sta dicendo la stessa cosa che vuol dire Derrida, ma la guarda dal lato della speranza, ha detto lui, no? Sta dicendo, come Derrida, che il nome del nome è un unicum che non è più neanche un nome, che la parola singolare non è nemmeno una parola, che cioè tutto ciò che precede e fa differenza nel linguaggio, da donde la differenza degli enti che si dispiegano nella presenza, tutto ciò che fa questa differenza non è dicibile nemmeno come differenza, perché già la parola differenza è al di qua e quindi sta al di là di ogni nominazione, è nome del nome che non può essere un nome. Anche Heidegger se ne rende conto. Dice, dovremmo dire, per dire il dispiegarsi dell'essere nella presenza degli enti, dovremmo dire qualcosa di assolutamente singolare, una parola che non è nemmeno una parola, però dice, si dà la speranza, dice non è impossibile, se consideriamo, non è un rischio impossibile, se consideriamo che comunque però l'essere parla ovunque, parla in ogni parola del linguaggio. E Derrida conclude, ma questo è proprio il problema. L'alleanza della parola e dell'essere nel nome unico, nel nome proprio, infine, cioè il nome di Dio sostanzialmente. Tale è il problema che si iscrive nell'affermazione giocata della différence. Questo è proprio il problema della différence. Essa, la différence, conduce su, tra parentesi, ciascuno dei componenti proprio di questa frase, che è quella che ha detto Heidegger. L'essere parla ovunque e costantemente attraverso ogni lingua. E Derrida barra ogni parola, non mette la barra. Cioè, che cosa sta dicendo? Sta dicendo, ma questo è proprio il problema, non è la soluzione, nemmeno la speranza del problema. Il problema è che il gioco della différence mette in questione l'intero senso della frase, poiché ne mette in questione ogni parte e di ogni parte mostra che essa è già giocata appunto dalla différence e che come tale quindi la sua somma non può sperare mai di dire la parola dell'essere. Non è vero che la parola dell'essere parla in ogni parola, in ogni ente parola. Diciamo piuttosto che si sottrae in ogni parola il gioco della nominazione, senza neppure più dire, è l'essere che si sottrae, però ci donerà, eccetera. No, non si sottrae altro che il gioco della différence, che noi non possiamo in alcun modo identificare in nessun nome, e quindi in nessun sapere, e quindi in nessun fonocentrismo, in nessun, come dire, dominio del logos sulla verità del mondo. Dicevo, tutto questo non è per Derrida un gioco sofistico,
lo si capisce molto bene che non lo è, cioè è troppo profonda la cosa per essere semplicemente che uno è diventato matto a fare queste cose per il puro gioco di mettere in trappola Husserl e Heidegger. Lui sta dicendo che la mancanza di un pensiero post-metafisico, la soluzione del problema dell'Occidente, un non aver futuro, la domanda circa il senso dell'Occidente, vi ricordate le questioni che sollevava Husserl, no? Quelle della crisi, quando diceva cosa siamo noi europei, siamo un fenomeno antropologico tra gli altri, siamo come i cinesi, gli indiani, gli zulù, o invece noi siamo portatori di una verità che in qualche modo può essere il senso dispiegato della umanità planetaria, perché se non siamo così allora noi indubbiamente da questa crisi non usciremo mai. E Derrida sta mettendo le cose in un altro modo, sta dicendo la presa di coscienza del carattere contingente, diciamo così, della fonetica occidentale, la presa di coscienza che la verità dell'Occidente non è altro che un fenomeno della lingua dell'Occidente, in questo d'accordo con Heidegger, è vero, diamo importanza alla lingua, noi siamo la nostra lingua, non c'è altra realtà che non sia dentro la lingua, bene, però la nostra lingua è un fenomeno fonetico tra infiniti altri, tra innumerevoli altri, la sua pretesa di dire la verità della storia, come dice qui in questo saggio, la sua pretesa di dire la verità del mondo, come dice la scienza, la sua pretesa di presentarsi come organizzazione economico-politica dell'esistenza planetaria, questo dice soprattutto negli ultimi tempi, è iscritta in un paradosso irrisolubile. È iscritta in una situazione di stallo, la quale tuttavia è eticamente più alta rispetto a colui che non si renda conto dello stallo. E i suoi esempi privilegiati, tra i vari che fa, ma quelli sui quali più oggi si discute, che più frequentemente sono chiamati in gioco, i suoi due esempi sono il dono, già vi dicevo ieri, e l'ospite, no? Qui si vede il limite della razionalità occidentale e l'assurdità della sua pretesa di aver risolto il problema del significato così che sia condivisibile da tutti, no? E che sia armonicamente distribuibile nelle varie contingenze della vita umana sulla Terra. Perché? Lo dico in due parole, poi casomai ci ritorniamo attraverso le vostre domande. Il dono. Ma il dono è quello che fa appunto la différence, il tormentone, no, delle madri ai figli o dei padri ai figli, ti ho dato il dono della vita, e l'altro dice ma io non l'avevo chiesto. Il dono è quello che fa la différence, cioè inevitabilmente il dono pone una differenza incolmabile, una architraccia che nessuna traccia potrà esaurire tra il donatore e il donato, diciamo così, no? Colui che riceve il dono. Stabilisce quella differenza che non potrà essere colmata mai più. Tutta la vita ti dovrò essere grato perché mi hai dato la vita. E già, perché non c'è gesto che possa colmare questo, perché il gesto del dono, in quanto fa la differenza, mostra di essere poi, in ultima analisi, il contrario di sé. Io ti dono, sembrerebbe un atto di generosità, no, ti vincolo. Non è un atto di generosità, è un atto di cattura. Non è altro che la solita différence, no? Tra il significato e il significante. Come significato il dono è un atto di generosità. Ti do del mio, faccio un sacrificio per donare. Ma in quanto questo dono donato fa la tua materialità, rende te corpo di colui che ha ricevuto, come la parola è corpo del significato, ecco che in realtà ti vincolo al mio dono, che il mio dono ha costituito la necessità della tua restituzione, del tuo sentirti in debito, del tuo non poter mai colmare questo debito. E già per questa traccia originaria che ci ha divisi è incancellabile, è solo replicabile di nuovo con altre tracce che replicano l'architraccia, che uno sta su e l'altro sta giù, oppure si capovolge. Io ti ho dato 10, tu mi rispondi 100. E allora sei tu che adesso devo correre per colmare il 90, no? Le parabole di Gesù sono evidentemente in gioco in questa
in questa visione, ma soprattutto, come dire, soprattutto è in gioco appunto la non colmabilità della differenza una volta che è avvenuta. Ma la differenza avviene di continuo, non è che possa non avvenire. La differenza è quella che fa gli enti in quanto sono enti. Qui si potrebbe ricordare la battuta nicciana, che piacerebbe molto a Derrida, no? Che è proprio nel senso in cui dice Nietzsche, forse bisognerebbe avere il coraggio di Nietzsche che si proietta oltre Heidegger, idealmente. E Nietzsche faceva il noto esempio, insomma, presentare l'altra guancia non è un granché. Eh già, perché nel presentare l'altra guancia a chi ha schiaffeggiato vuol dire porsi a una distanza incolmabile da lui, in una superiorità che appunto non potrà mai essere colmata. Lui allora è in un debito infinito. Appunto, il debito degli uomini nei confronti del Dio di cui diventano servi, schiavi. L'unico modo, dice Nietzsche, il modo veramente generoso sarebbe stato quello di restituirlo il ceffone, perché era l'unico modo di equilibrare la situazione, no? O di tentare di equilibrarla. Poi però nella vita non è mai così, c'è sempre ceffone e ceffone, anche se è vero che molte amicizie cominciano da una grande litigata, no? Molte amicizie cominciano dalla rottura. L'altra questione, la questione dell'ospite, la questione estremamente attuale, è la questione della irresolubilità dell'estraneo e del proprio. Una volta fatta la differenza tra estraneo e proprio, non c'è niente da fare, è incolmabile, irresolubile, vale a dire non si può affrontare attraverso un pensiero razionale. Un pensiero razionale può contingentemente porre rimedio ad alcuni aspetti più empiricamente, come dire, pericolosi, ecco, fastidiosi, dolorosi, ma non c'è una soluzione razionale, non ci può essere una soluzione nel concetto, appunto perché il concetto è già una differenza accaduta. E allora accade che se io ti ospito, che cosa devo dirti? Devo dirti fai come se fossi a casa tua. È la frase canonica di tutti coloro che generosamente ospitano, ma il sottinteso è guardatene bene, no, perché sennò diventa la tua casa e non più la mia. No. E allora in questa situazione è evidente che ospite ed ospitante si contendono le parti di una ingiustizia costitutiva, di un'ingiustizia che non si può equilibrare, che non si può colmare se non attraverso una etica della situazione, una consapevolezza della differenza, che allora diventa importante eticamente, non è solo un gioco, come dire, metafisico o logico che mostra le inconseguenze delle nostre teorie linguistiche o delle nostre teologie. No, diventa una istigazione etica, un impulso etico. Questo Derrida lo chiama democrazia. Quando dice democrazia non pensa sicuramente a quello che pensa il presidente Bush quando vuole che tutti diventiamo democratici a modo suo, no? Non è questo, anzi direi proprio il contrario di questo, ma ribadendo nel concetto di democrazia la validità di questa idea, la democrazia è la continua messa in opera dell'impossibile. C'è questo appello di Derrida alla consapevolezza della impossibilità della democrazia, perché la democrazia appunto sarebbe il tentativo di colmare l'ingiustizia inevitabile tra ospitante e ospitato, donante e donato, eccetera, eccetera. E tuttavia la reiterata impossibilità di questa realizzazione della democrazia è precisamente quell'impossibile che rende, come dire, preferibile la democrazia. Cioè la democrazia che sia consapevole di questo suo paradosso, di questo suo lavorare decostruttivo dall'interno e non poter mai sporgersi in un esterno. La democrazia consapevole di questo è il migliore dei mondi possibili, per dire così, è quella impossibilità che apre però a possibilità parziali, strategiche, certo, insufficienti, sempre rimesse in questione. Sostanzialmente si tratta di un pensiero, a me pare, fortemente ebraico, no? Cioè quest'uomo che è certamente non religioso, no? Abbiamo sentito come, però resta ebraico. Cioè l'uomo è nel deserto,
L'uomo è in cammino verso la terra promessa, come diceva l'altro ebreo Husserl, no? È in cammino verso la terra promessa, l'essenziale è che sappia che la terra promessa è un'origine che non ha fine e che quindi caratterizza la sua natura di viandante, come direbbe Jabez, appunto, no? La sua natura di scrittore di un libro che non si finirà mai di scrivere, che non appena scritto in una pagina mostra che quella pagina in realtà è bianca.